Santo cielo. E questo pensa? L'ho visto lì. È tutto fermo questo? Rimane così per giorni. Come è collegato? Con la descrizione di cane. Due buoi sono in serie. Ah, quindi... Senti, la lunghezza del filo come polo positivo, no, polo negativo. Un caso per trovare una cosa svelta. Il filo è stato fatto questo, il piegamento di questa barra. Allora, scusa, positivo e negativo quali sono? No, sono due. Allora, sono due bobine in serie. Emiro Medda ha esposto nel corso di una conferenza quello che è noto come il magnete di Leeds-Kalnin. Come aspetto non è molto diverso da un elettromagnete, di cui ha tutte le caratteristiche, persino quello della classica forma di ferro di cavallo. Tuttavia, come avete visto e come Emiro ha descritto, ha delle caratteristiche singolari. Innanzitutto il nome deriva dal costruttore di Coral Castle, Edward Leeds-Kalnin, personaggio quantomeno misterioso e di difficile classificazione, e così come la sua costruzione. Tornando al magnete, la sua costruzione non lascia molto al mistero. Lo stesso Emiro mostra un avvolgimento fatto senza troppi problemi, con qualche metro di cavo elettrico, col quale ha formato due avvolgimenti distinti, bifilari, diverso opposto e collegati in serie. Il nucleo ha forma di ferro di cavallo, è formato semplicemente da ferro dolce, così come la trave che chiude magneticamente il nucleo è formata dallo stesso materiale. Convenzionalmente, quando si dà corrente ad un solenoide attorno ad un nucleo di ferrite, questo si magnetizza finché viene elettricamente alimentata. Il nucleo può essere ferro e in questo caso dopo l'alimentazione rimarrà magnetizzato limitatamente nel tempo. Invece il processo di magnetizzazione di alcuni materiali avviene con forti correnti per produrre un magnete permanente. In questo caso però non parliamo di un magnete permanente, perché la carica magnetica non si perde se il circuito viene interrotto. Ma non è neanche un magnete permanente, perché se la trave si riesce a rimuovere viene persa anche la carica. E non occorrono nemmeno forti correnti, perché gli avvolgimenti sono alimentati, come vedete, da una batteria di 1,5 V formato torcia. È bene ricordare che 1,5 V sono per un elettromagnete convenzionale una tensione irrisoria. A onor del vero, la relativa brevità del filo fa pensare ad una corrente più alta, in quanto la resistenza dovrebbe essere così bassa da far pensare ad un cortocircuito. Quindi, almeno nel modo di pensare comune, questo magnete non dovrebbe funzionare così come si vede nel filmato. Il nucleo rimane chiuso dopo la sua magnetizzazione e rimane in tale stato per lungo tempo, o in alternativa finché non si rimuove la trave.